Ovviamente il discorso è sempre più o meno il solito, posteggi regolari più o meno a pagamento vuoti e le macchine in divieto, addirittura qui su via delle Mura Portuensi a ingombrare completamente i percorsi pedonali, no? Quindi non c'è modo per un pedone, per una mamma con un passeggino, per un disabile, per una persona anziana di camminare insieme, in realtà per un pedone normale qualsiasi, di camminare in sicurezza su queste strade, perché i percorsi pedonali sono completamente ingombri di auto. La cosa incredibile è che a fronte di ciò qui c'è il grande parcheggio economicissimo, sempre libero, sempre vuoto, tra l'altro servito con una navetta, con queste tariffe. Il LED dice libero, la gestione è di ATAC e le macchine di fronte all'ingresso del parcheggio sono posizionate, come si vede, senza ovviamente nessuna multa, mai. Il marciapiede è stato trasformato completamente in posto auto, non c'è né a destra né a sinistra modalità e modo di passare sul marciapiede, e qui si risbuca verso Viale Trastevere, ma lo si può fare soltanto in auto, perché chi volesse fare questo percorso a piedi sarebbe completamente impossibilitato.